Rientriamo con l'Abruzzo del Pallone Live, di nuovo buonasera, una serata agrodolce in chiave abruzzese, Pescara che ha vinto 2-0 sul Siena, Teramo sconfitto a Cesena per 2-0, Pescara che resta in scia della terza posizione dove c'è appunto il Cesena, Teramo che viene avvicinato dalla zona playout, la distanza si dimezza da meno 6 a meno 3. Oh, ero in debito del commento di William Carosella che vado subito ad ascoltare, insomma è stata una serata al di là di qualche momento ma sostanzialmente è tranquilla. Quell'1-2, autogol di Favalli, gol di Ferrari al decimo del secondo tempo dopo la palla gol di Ardemagni, insomma lì la partita poi si è tra virgolette spenta e Pescara l'ha controllata. Certo, il Pescara doveva vincere, era doveroso vincere, ha vinto e quindi praticamente continuiamo a sperare in questo terzo posto. Per quanto riguarda la prestazione, è stata una buona prestazione contro un Siena Swarovski. Questo è un termine perché? Che ha proprio perché Paolo ha detto che è di cristallo, il Siena è una squadra di cristallo, fragile anche mentalmente magari, ed è questo perché diciamo forse per questo motivo si trova in una posizione di classifica non consona a quelle che erano le aspettative della società del Siena, però devo dire che tutto sommato il Padalino praticamente ha tentato di arrivare sullo 0-0 dopo i due errori di anche capacità del portiere di Ferrari, praticamente c'è stato questo autogol che ha un po' diciamo sfasciato i piani dell'allenatore, però c'è da dire che nel secondo tempo, all'inizio, nel miglior momento del Modena, del Siena, scusa, e il Modena non, ancora c'ho quella rabbia per il Modena, e praticamente nel miglior periodo, diciamo, l'inizio di partita del secondo tempo, sicuramente il Siena stava giocando bene, ha subito il gol, il 2-0, dopodiché si è spento. Poi alla fine con i cambi è cambiato qualcosa, però tutto sommato credo che alla fine il Pescara abbia l'ultimo gol, il gol preso alla fine. Ecco, mi meraviglio che Ardemagni non abbia giocato dall'inizio. Ardemagni è un giocatore. William, scusami, si può dire che questo Pescara, con la buona prova di Pesaro, la buona prova non corroborata dal risultato a Modena, la vittoria di oggi, ha ormai trovato la sua stabilità, il suo assetto? È questo il Pescara? Sì, sì, certo, io l'ho detto all'inizio, se ti ricordi l'abbiamo detto, che finalmente abbiamo una formazione tipo, una formazione titolare, con qualche cambiamento, è ovvio, ma non siamo appresso a Galano, a Memusciai, a Durzi. Mamma mia in che particolare. Stai ricacciando. Mamma mia che stai ricacciando. Ma come dice Paolo, i guai sono cominciati da tempo, non negli ultimi tempi, capito? E quindi stiamo portando appresso le scorie di scelte sbagliate, di ritardi nell'individuare la formazione tipo del Pescara. Però c'è da dire che Derisio e Pontisso praticamente l'abbiamo preso a gennaio, sono due elementi che si sono inseriti bene, insieme a Pompetti e Ferrari, che da sempre per me è stato il centravanti titolare. Abbiamo anche risolto qualche problemino in difesa, anche se il gol lo prendiamo sempre, non c'è niente da fare, proprio il gol è una costante del Pescara. Però Ardemagni, se l'allenatore ha fatto i conti sbagliati, perché Ardemagni veramente è stata una spina nel fianco del Pescara, alla fine ha fatto anche gol. Quindi parliamoci chiaro, è un giocatore che poi all'Adriatico, se tu ricordi bene, ha segnato quasi sempre con tutte le squadre.
Ardemagni è stato sì, un giocatore sì, la sua vena realizzativa si era un po' spenta. Mi pare che in settimana aveva fatto 4 gol contro la Primavera e sembrava che insomma, questa prestazione, comunque in amichevole, in una partitella infrasettimanale, potesse spingere Padalino a schierarlo titolare. Invece poi ha preferito Paloschi. E ha sbagliato. E però sbagliano gli altri, caro William. Certo. È chiaro che molte volte anche noi abbiamo sbagliato parecchio, diciamo, e gli altri, come il Cesena, l'Entella, hanno approfittato, anche l'Ancona, in alcuni fino a poco tempo fa, ha approfittato dei nostri errori, delle nostre incertezze. No, io dico nostri, ma dell'allenatore praticamente. Posso aggiungere solo una cosa alla disamina di William? È che Autori è molto criticato, no? Insomma, qui a Pescara nelle varie trasmissioni, probabilmente anche per i suoi atteggiamenti, non solo per le questioni tecnico-tattiche. Però io non voglio né elogiarlo né criticarlo, so soltanto che lui in carriera ha fatto molto, molto bene. Poi come tutti gli allenatori possono avere dei periodi di ascesa, dei periodi di discesa, a volte indovini le scelte, a volte le sbagli. Abbiamo visto oggi Padalino come ha sbagliato clamorosamente la scelta dell'attaccante, poi tra l'altro si è anche fatto male Paloschi. Però su Autori voglio dire una cosa, è che mi sembra di poter affermare che sta provando quantomeno a ricostruire un giocatore che a me personalmente poteva anche piacere dal punto di vista tecnico, estetico, ma che comunque ho sempre giudicato poco consistente, cioè un giocatore che magari poteva sì fare qualche colpo di classe, però poi al primo intervento subito si nascondeva Clemenza. E scompariva dalla circolazione. Mi riferisco a Clemenza. Cioè probabilmente Clemenza adesso un po' alla volta sta acquisendo anche quella fiducia che in passato non aveva. Adesso magari oggi l'ho visto anche con la fascia di capitano per qualche minuto, ma sta trovando una continuità che probabilmente lo rende più giocatore rispetto a prima, e forse in minima parte o in grande parte, questo non lo so, non lo posso dire, ma forse anche merito di Autori. Assolutamente, assolutamente. Intanto direi di andare ad ascoltare la voce di William Viali, tecnico del Cesena. Se no lo sgridano. So, prova. Questi erano 187 minuti senza gol e poi ne bastano 4 per ritrovarlo. Ma guarda, credo che noi siamo una squadra che ha sempre creato tanto, tantissimo, e poi capita magari dentro una stagione un momento magari meno frizzante, diciamo così. Avete visto anche i convocati di oggi, comunque è un periodo nell'ultimo mese dove abbiamo giocato praticamente ogni 3 giorni, eravamo in 15-16, hanno giocato sempre gli stessi, siamo arrivati a Pontedera veramente, perché a Imola non abbiamo fatto gol il mercoledì, ma onestamente ne ha avuto tante situazioni, uno ce l'hanno annullato, e siamo arrivati a Pontedera scarichi, svuotati, e infatti non abbiamo assolutamente fatto prestazione. Siamo ripartiti oggi con una prestazione giusta, fatta molto bene, nelle due fasi, perché mi è piaciuta la squadra anche nel non possesso, perché sapevamo che incontravamo una squadra che palleggia bene, che gli piace palleggiare, allora siamo voluti andarle a prendere alti, le abbiamo limitati nelle loro qualità migliori, e poi noi invece siamo stati bravi a evitare il pressing loro, che anche questa è una caratteristica che fanno molto bene, e il neo di oggi forse che nel primo tempo dovevamo mettere il risultato più al sicuro con quelle 3-4 occasioni che abbiamo avuto. Comunque, senza nulla togliere al meritato successo, sì. Questo Teramo nel secondo tempo qualche pericolo ve lo ha creato? Sì, quando abbiamo calato un po' l'intensità della prestazione abbiamo perso qualche metro, forse anche un aspetto psicologico sul doppio vantaggio, però nonostante abbiamo concesso un pochino più la manovra, sì, abbiamo concesso un'azione, un colpo di testa se non sbaglio fuori. Sì. Il colpo di testa, il tiro, diciamo che è stato casuale, perché la deviazione è stata fortuita, perché era un tiro centrale che ha spiazzato il portiere.
Detto questo, ci sta di concedere un'occasione da gol a una squadra che sta molto bene in questo periodo, veniva da 11 punti nelle ultime 6, quindi assolutamente, anzi, sono contento che abbiamo concesso così poco a una squadra che comunque di solito ha più facilità nel creare. Ecco mister, mini campionato per la piazza dopo le prime due. Oggi ha vinto il Pescara, domani gioca l'Entella, un po' farà il tifo per la Carrarese. Sì, allora, io penso sempre che gufare... Che non serve. No, ritorni contro. Ah, ok. Quindi non mi piace. È chiaro che giocandosela con due squadre così forti, diciamo che l'intrusa siamo un pochino noi rispetto alle previsioni estive. Bisogna o correre forte o sperare che perdano qualche punto, come del resto è successo all'Entella nelle ultime partite, quando anche noi abbiamo rallentato. Sarà secondo me una classifica che si deciderà molto negli scontri diretti, perché le incontriamo tutte e due, Pescara e Entella, avremo anche la Reggiana, quindi diciamo che abbiamo un finale di campionato bello interessante. Come finirà questo duetto in vetta tra Reggiana e Modena? Ma faccio fatica onestamente a dirlo. Non lo so, in maniera diversa sono due squadre che stanno facendo una stagione incredibile e quindi la più fortunata vincerà. Auguri per voi. Grazie. Buon lavoro. E insomma la più fortunata, dice Viali, vincerà la più fortunata ovviamente tra le squadre in alto. Agna, insomma qualche passaggio che hai sentito di questa... L'intervista di Viali che ti ha colpito, chiaramente lui ci teneva un riscatto rispetto alla gara di Pontedera dove lì la squadra era andata in difficoltà fisicamente, ma questo è un periodo che mette tutti in difficoltà fisicamente perché ci sono tanti impegni ravvicinati. Anzi no, ti devo far rinviare la considerazione perché probabilmente tra poco ascolteremo anche il vice allenatore del Teramo Andrea Cupi che oggi sostituiva lo squalificato Guidi. Mister, oggi al posto dello squalificato Guidi non è andata bene, però adesso approccio o non approccio, il fatto che si parta sempre con un gol da recuperare comincia fuori casa soprattutto a essere un po' una costante antipatica. Ma al di là dell'approccio, noi le partite le prepariamo sempre per cercare di farle nostre, di impostare il nostro gioco e di cercare di fare il meglio possibile. Purtroppo anche oggi, come hai detto te, abbiamo fatto questa sbavatura che ci ha compromesso subito la partita. Poi per quanto riguarda l'andamento della partita, i ragazzi mi sono piaciuti perché sono stati sempre in partita. Aspetto di un avversario forte, cos'è da sottolineare, no? In questo Teramo che è stato comunque caparbio, coraggioso, comunque tenace, nel secondo tempo ha spinto. Ma proprio per questo, ecco, ti ripeto le parole che ho appena detto, siamo stati sempre in partita, nonostante avevamo davanti un avversario complicato sulla carta, perché è una squadra che ambisce ad avere e altre posizioni in classifica. Comunque per quanto riguarda l'aspetto dell'atteggiamento, della positività, ti ripeto, i ragazzi hanno fatto quello che potevano, probabilmente ecco, abbiamo concesso queste due sbavature che andremo ad analizzare durante la settimana per cercare di migliorare questo tra virgolette handicap iniziale. Ecco, ad Andrea Cupi toccano sempre le sfide, spesso in trasferta contro le big. Adesso tolto questo, però sull'andamento della gara forse sono mancati gli ultimi 20 metri, l'ultimo passaggio, la rifinitura nel primo tempo. Malotti che invece di andare alla conclusione riapre ancora una volta, forse è mancato quello? Sì, hai fatto l'analisi perfetta. Avevamo creato diverse occasioni, una con Malotti, un cross di Rosso, per cui poi siamo stati poco incisivi nel andare a riempire l'area di rigore, quando a volte nelle altre partite siamo stati più cattivi sotto porta. Il commissario ha
sconfitta a Cesena, comunque alla fine ci può anche stare, no? Ora bisogna pensare al prossimo impegno. Il Montevarchi è una gara da vincere in casa. Sì, assolutamente sì, è chiaro per quello che dobbiamo raggiungere prima possibile, dobbiamo preparare la partita come sempre li prepariamo, però consapevoli che affrontiamo una squadra che si deve salvare come noi, per cui c'è lo scontro diretto, lo scontro salvezza e cercheremo di mettere in campo quella determinazione, quella grinta che nell'ultimo periodo stiamo facendo molto bene, per cui partiamo da quell'aspetto lì. In questo è chiaro che meno partite mancano, più anche gli altri risultati diventano decisivi. Ora, oggi diciamo che al di là del risultato del Manuzzi, anche dalle altre parti non è che sia arrivata una grande mano, tutt'altro. Sì, è vero, anche le altre stanno prendendo campo, diciamo, e per questo motivo le ultime partite che sono rimaste, soprattutto quelle in casa e con gli scontri diretti che dobbiamo fare per questa di domenica e a Fermo, per cui ci sono partite dove possiamo sicuramente e dobbiamo dire la nostra per cercare di raggiungere prima possibile l'obiettivo. L'ultimissima flash, è d'accordo Andrea Cupi quando si dice che 40 punti potrebbero non bastare per la salvezza diretta, che ne servono uno o due in più? Ma quello è in base sempre ai risultati che vengono dalle altre. È chiaro che noi prima arriviamo al raggiungimento dei 40 punti, secondo il punto di vista della classifica è meglio è. Poi se sono uno in meno non possiamo dirlo, io i calcoli non li faccio, pensiamo soltanto a fare questi punti che servono per raggiungere, ti ripeto, l'obiettivo della salvezza. Grazie, grazie Andrea Cupi. Ania, allora vengo da te, squadra che è rimasta in partita, dice Cupi, due leggerezze. Sì, secondo me una generale passività su alcune occasioni, quelle dei gol del Cesena sicuramente, sia per il primo gol di Pierini, sia per quanto riguarda il gol di Caturano. E poi la mancanza di mordente che ha detto un po' anche Cupi sulla domanda di Jacopo sulla finalizzazione, sugli ultimi 20 metri che appunto il Teramo è un po' mancato in termini di cattiveria. Quindi globalmente forse un Teramo sottotono dal punto di vista dell'atteggiamento, ma per quello che invece è stato di contro il Teramo buono dal punto di vista dell'atteggiamento nelle ultime gare, quindi un po' in questo senso la differenza quest'oggi si è vista, vuoi perché era il Cesena, vuoi perché magari, non lo so, inconsciamente si pensava già un avversario complicato da superare, però paradossalmente con una pressione più sugli avversari, con le assenze degli avversari, mi immaginavo un Teramo differente, ecco, dal punto di vista proprio dell'atteggiamento messo in campo. Poi ha riconosciuto anche il vice allenatore del Teramo quanto sarà importante la sfida di sabato e anche quella di martedì prossimo, prima tra l'altro del derby contro il Pescara che si giocherà proprio al Bonolis. Soglia salvezza? Ma io ribadisco quello che ho detto prima, si dice sempre 40 punti, 40 punti, poi però di rado effettivamente 40 punti bastano per salvarsi, quindi ok, è meglio raggiungere il prima possibile 40 punti, 41-42 forse effettivamente sarà anche quest'anno la quota salvezza, più o meno ci aggiriamo sempre lì Andrea, poi effettivamente dipenderà da quelli che saranno gli sviluppi dei risultati sulla zona play-out e nelle vicinanze della zona play-out. Anche perché insomma si è risvegliato anche il Grosseto, che in realtà non è mai stata una squadra veramente morta, lo abbiamo visto anche a Teramo dove ha impegnato severamente la squadra di Guidi, però ha accorciato le distanze, sempre ultima la squadra di Maurizi, però
Lì sotto, insomma, tutte danno dimostrazione di vitalità, lo fa la Pistoiese, lo fa il Montevarchi, lo fa anche la Viterbese, che poi guasta in casa quello che fa in trasferta. Quindi, insomma, questo, il messaggio che esce fuori da questa giornata è che il Teramo vorrebbe guardare magari verso la zona playoff, ma la priorità resta la permanenza in Serie C. Sì, assolutamente, anche perché poi di fatto ognuna con le proprie peculiarità cerca di sfruttare quelle che saranno le 8 gare che rimangono. La Viterbese, lo abbiamo detto, magari brilla molto di più in trasferta rispetto che in casa. La Pistoiese si è rinforzata nel mercato di gennaio, anche il Grosseto ha cambiato e per certi versi si è rinforzato, perché comunque poi quando anche cambia allenatore le dinamiche sono differenti. La Fermana è squadra che magari fa risultati che non aspetti come quello di oggi. Montevarchi anche spesso squadra da sorprese, quindi ognuna con le proprie peculiarità può comunque restare sempre in gioco per la salvezza diretta, nonostante ovviamente i punti in classifica. Quindi non è effettivamente possibile per il Teramo, e spesso lo ha fatto Andrea, quando ha iniziato a guardare più in alto ha cominciato magari a ridursi la distanza sulla zona playout, è sempre stato sì. Così, la cosa buona è che in passato quando è successo è tornato in zona playout. Quest'oggi fortunatamente il vantaggio era ancora importante, anche se si è dimezzato, e quindi il Teramo rimane fuori dagli spareggi e retrocessioni. Grazie Ania, è stata una lunga giornata, ti possiamo consolare. Grazie Ania. Grazie a te Andrea, grazie a voi. Buona serata, diamo il finale anche in Serie A, Juventus batte Spezia 1-0, gol partita di Morata. Ora direi, quindi tengo in caldo Paolo Sinibaldi, William Carosella, andiamo ad ascoltare la conferenza di Gaetano Auteri, che ha chiaramente parlato subito dopo la vittoria del Pescara sul Siena. Mister, buonasera, insomma è arrivata la vittoria, insomma, che ci aspettavamo, che speravamo potesse arrivare, la vittoria meritata, avete sprecato anche parecchio, però avete perso un paio di rigori in 90 minuti, insomma il Pescara ha giocato, ha creato occasioni e ha posto pochi rischi di difesa. Abbiamo fatto una buona gara, anche se giorni non abbiamo azzardo subito di noi, ma quello che abbiamo fatto è la partita, sì, abbiamo scivolato così, abbiamo dovuto avversare e cercare di giocare. C'è evidentemente qualche problema, cerchiamo di ripristinare. Insomma, avevamo detto in precedenza, torno da Paolo Sinibaldi, insomma, ora il Pescara è atteso da queste due partite, beh, in realtà saranno tutte importanti, però c'è questa coincidenza, cioè che lo scontro diretto con il Cesena arriverà dopo la trasferta logisticamente più impegnativa, che è quella di Olbia, quindi poi il viaggio di ritorno, probabilmente in aereo, e poi la squadra che dovrà preparare in poco tempo una gara come quella con il Cesena, che sarà decisiva per capire se ci sono margini per rimontare sul terzo posto. È un vero tour de force che va avanti già da un po' e continuerà, per cui i giochi si fanno adesso. Io credo che a questo punto, oltre ai calciatori che hanno sempre il ruolo del protagonista, ma credo che diventeranno molto molto importanti anche i preparatori atletici, quelli che si occupano dell'eventuale recupero infortunati, perché giocare in così poco tempo, ma non è un caso di una settimana, ormai si va avanti così da diverse settimane, stiamo parlando di organici di Serie C, è evidente che sono organici a cui manca qualcosa rispetto a una squadra di Serie A che è più abituata a questo tipo di impegni ravvicinati, per cui chi sarà più bravo anche sotto questo punto di vista, secondo me avrà maggior successo al di là della posizione di classifica, che dovrà essere comunque dignitosa, in cui si arriverà alla conclusione della regular season.
William, chiedo anche a te, no, questa combinazione di partite piuttosto impegnativa, perché insomma Cesena non sarà una gara come tutte le altre, va da sé, però prima c'è questo test a dir poco probante, perché Olbia sarà una gara molto molto difficile, non solo perché oggi l'Olbia ha fatto il colpaccio a Modena. Beh, evidentemente è una squadra in salute che praticamente può darci dei fastidi, però noi dobbiamo sicuramente migliorare sotto l'aspetto, diciamo, caratteriale, sotto la grinta, sotto la diciamo, dobbiamo essere un pochino più cinici e più cattivi ed avere la forza di superare questi ostacoli, dopodiché abbiamo diciamo molte probabilità di affrontare i playoff con la terza posizione, che sicuramente è importante, perché lo sappiamo perché sia importante. Assolutamente. Oh, intanto saluto Enrico Rocchi. Ciao Enrico. Buonasera Andrea. Buonasera, buonasera. Allora, è un Pescara che sta trovando continuità di prestazione e anche ora di risultato. A Modena effettivamente è mancato il risultato, però probabilmente il Pescara sta trovando la sua dimensione migliore e comunque sembrano esserci anche ulteriori margini di miglioramento. Non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo, perché è il momento della stagione dove sta dando più continuità a livello di gioco, le trasferte di Pesaro, di Modena, con questi tre centrocampisti la squadra è sicuramente migliorata. A dire la verità, sono stati importanti gli innesti di gennaio, di Pontisso, di Deriso, se vogliamo anche di Cernigoi, che è una buona alternativa, ma soprattutto la manovra sta dando delle valutazioni sicuramente diverse. E poi quando si torna a vincere è sempre un buon viatico, anche in vista, lo dicevate poco fa, della trasferta di Olbia, che è sempre una trasferta complicata. Però l'Olbia è una squadra che ha diversi alti e bassi, ha messo in difficoltà molte volte anche le più forti di questo girone, quindi non è una trasferta da sottovalutare, anzi. E poi, dicevate bene, c'è la partita del 15 marzo contro il Cesena, che ci darà un quadro più chiaro sulle possibilità di migliorare o meno la posizione nella griglia dei playoff. Però direi che la partita di oggi per la prima volta non ha fatto soffrire i pochi tifosi presenti, è stata una delle poche volte dove non c'è stata sofferenza, quindi una vittoria tranquilla. Abbiamo visto degli spunti importanti di Rauti, Clemenza, quel bellissimo assist per il gol di Ferrari, Veroli che si sta calando sempre più nella parte in un ruolo un po' un filo diverso, no? Quello di terzino sinistro, di quarto. Ci sono altre prove che insomma ti piace sottolineare dal punto di vista delle individualità di quest'oggi? Ripeto, hai fatto bene tu a sottolineare Rauti, che ha impressionato soprattutto all'inizio con quella progressione sulla sinistra, dando su un piatto d'argento la palla a Ferrari. Fai bene a citare Veroli, perché sta dando continuità nonostante la giovane età. E poi mi piace sottolineare la prova anche di Derisio, che insieme a Pontisso proteggono Pompetti, che è un giocatore di assoluta qualità, e quindi questo trio di centrocampisti, anche se la posizione di Pontisso è più avanzata, ha dato una svolta al gioco della squadra. Bene anche Clemenza, e poi direi che Ferrari è un elemento sul quale si dovrebbe sempre contare, perché non sarà bello a vedere, ma è lucido ed efficace sotto porte. Direi di citare sempre Sorrentino, perché in un momento delicato della partita, all'inizio del secondo tempo, è stato decisivo. Questo giovane portiere è veramente forse la realtà più bella del campionato, non lo sottolineiamo spesso perché si parla sempre degli attaccanti, ma Sorrentino è un valore aggiunto di questa squadra. Ecco, altre due considerazioni. Pompetti uscito anche perché aveva bisogno di rifiatare, ha giocato tanto, forse troppo, ma il Pescara ora lì è contato, e questo è l'unico neo di questo modulo che impegna tre centrocampisti di ruolo, ma Diambo e Memusciai non ci sono. E poi Ferrari, anche quando si mangia, tra virgolette, alcuni gol, come è successo nel primo tempo, ma il fatto di essere lì, di avere le occasioni,
anche di sbagliare, vuol dire che comunque in area di rigore è un giocatore esiziale, è un giocatore che fa la differenza. Sono pienamente d'accordo. Vabbè, su Pompetti stiamo spendendo parole positive. Proprio capitano. Sì, sulla carenza di centrocampisti è stata una strategia sbagliata al mercato di gennaio. Consideriamo che Giambò può essere una valida alternativa, perché Memusciai ormai è un'età avanzata e non regge fisicamente, continua ad avere problemi che gli impediscono di essere arruolabile, e quindi quando giochi con tre centrocampisti ma ne hai quattro a disposizione diventa davvero dura. Poi puoi adeguarci in Zita di turno, però fai un salto nel buio. E poi mi dicevi di un altro elemento, scusami. Ti dicevo appunto di Ferrari e di Pompetti, erano questi, su questi insomma mi ero concentrato in questo momento. È caduta forse la linea con Enrico Rocchi, perché non lo vedo più in piattaforma. Non so se riuscirà a rientrare, insomma andremo a chiudere le considerazioni con lui. Ecco, probabilmente sta rientrando, così andiamo a chiudere proprio con... Ecco qui, abbiamo di nuovo Enrico che si risistema. Enrico, per chiudere questo tuo collegamento, insomma arriva una fase... dire decisiva, forse anche banale, perché è chiaro che qui le posizioni, ogni posizione in ottica playoff può essere, può fare la differenza, no? Perché ti dà dei vantaggi ogni posizione che guadagni. Però è evidente che questa coppia di partite ravvicinata, Olbia Cesena, c'è anche questa differenza, difficoltà logistica di affrontare la trasferta di Olbia e poi subito lo sconto diretto. Bisogna superare questo scoglio. Sì, però non deve essere un alibi, perché anche in circostanze altre squadre hanno affrontato queste problematiche. E direi invece di sottolineare che rispetto al girone d'andata, alla stessa giornata il Pescara ha due punti in più. Ecco, Auteri chiedeva un miglioramento nella graduatoria dei meriti di punti, e ne ha due punti in più perché a Siena avevi pareggiato, oggi hai vinto, però ad Olbia devi vincere per mantenere il vantaggio, perché all'andata la Pescara riuscì a strappare i tre punti con l'Olbia. Quindi se vuoi tenere il passo al terzo posto devi sicuramente migliorare il rendimento del girone d'andata. Hai l'Olbia in trasferta e il Cesena in casa, se riesci a fare bottino pieno nelle due partite citate, allora sì che puoi fare un pensierino alla terza posta, altrimenti rischi sempre tra il quarto e il quinto posto, anche perché dobbiamo aspettare il risultato di domani sera tra Entella e Carrarese, con l'Entella che ha sempre qualche punto in più di te, quindi non bisogna sottovalutarla. Assolutamente. Enrico, ti ringrazio. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, grazie Andrea. Grazie, buona serata. Ciao Enrico. Buona serata. Ciao, Enrico. Allora, tengo William e Paolo per altri tre minuti, dopodiché andiamo a chiudere questa parte di trasmissione, poi insomma andremo in pubblicità. Insomma, William, riparto da te anche sulle individualità. Io mi sono concentrato, no, su alcuni nomi, abbiamo detto di Clemenza, di Rauti, su Clemenza si è soffermato anche Paolo Sinibaldi, direi molto correttamente, Ferrari, Pompetti, Sorrentino, Veroli, insomma giocatori che stanno offrendo un contributo importante. C'è altro che vuoi aggiungere o vuoi sottolineare di questi calciatori qualcosa in particolare? Devo sottolineare il fatto che hanno continuità di gioco, che non vengono, diciamo, impiegati una partita sì, due no, una sì e un'altra no, e quindi credo che acquisiscano anche una fiducia tale da poterli aiutare, in particolare Clemenza per esempio, cosa che non è riuscita ad Auteri con Dursi. Però devo dire che Rauti veramente è un giocatore bravissimo, è anche, diciamo, in ottima condizione fisica. E tutta la squadra, il modulo è quello giusto. In difesa non facciamo, diciamo,
cavolate come le facevamo prima, e il centrocampo è diventato il reparto più forte che abbiamo. Il problema è che ne abbiamo, diciamo, abbiamo tre centrocampisti che fanno veramente, dovrebbero fare, stanno facendo la differenza, però non abbiamo molta scelta per quanto riguarda le sostituzioni. Assolutamente. E quindi tutto sommato andiamo avanti, ripeto, dobbiamo superare questi due ostacoli e dopodiché veramente si può sperare nel terzo posto. E dopodiché c'è il derby Teramo-Pescara tra un paio di sabati, sarà una partita tappa importante per entrambe, perché io immagino che sia il Teramo per evitare i play-out, sia il Pescara per rincorrere il terzo posto saranno nel pieno di questa lotta, e sarà una gara dove al di là del campanile peseranno i punti per entrambi. Sarà una guerra fratricida, diciamo, una partita che non avrei voluto vedere con le squadre in queste condizioni. Perché però è anche inevitabile giocare un derby nel girone di ritorno, comunque ci sono obiettivi di classifica, sì, ma in animazione è così, ma sono due obiettivi diversi, certo. Però c'è da dire che non è che si possa pensare che il Pescara sia più forte del Teramo, ha un organico più forte del Teramo. Però per quanto riguarda l'inquadratura, la squadra, l'amalgama che ha acquisito il Teramo, se non commettesse quegli errori, diciamo, ingenui che costringono poi il Teramo a rincorrere l'avversario, sicuramente avrebbe molti più punti in più. Quindi diciamo che è una partita difficile anche quella contro il Teramo. Va bene, William. Grazie Paolo, noi grazie a voi. Ci dimentichiamo magari di un Derisio che forse non ruba l'occhio, ma la sua posizione davanti alla difesa, ne parlava prima anche Enrico, è fondamentale anche per sgravare Pompetti da un raggio di azione un po' troppo difensivo. E devo dire che questa trovata di Otelli, di metterlo lì, sta pagando, a mio avviso. Andrea, è sì. Il Verratti che Zeman è stato costretto a metterlo davanti alla difesa e abbiamo fatto boom. Sì. Te lo ricordi? Me lo ricordo, fu messo lì al posto di Togni. È chiaro che quando parliamo di Verratti, al di là della differenza della caratura del giocatore, certo, che è evidente, però parliamo di un giocatore più tecnico, più palleggiatore, Verratti. Derisio sta lì soprattutto con il compito di, come si dice in gergo, di essere il frangiflutti, cioè una scogliera per impedire le offensive avversarie. Per proteggere una difesa in più, diciamo. Esatto, che hanno esatto. La tranquillità dei quattro difensori, anche i quattro difensori, non tre. Esatto. Paolo. Allora, sì, guarda, ha ragione William, così come aveva ragione anche Enrico Rocchi prima in collegamento. Il centrocampo, negli uomini titolari ovviamente, per me è il più forte della categoria, del girone, per quello che ho potuto vedere io, magari non conosco a menadito tutte le altre squadre. Però Derisio, Pontisso e Pompetti sono un centrocampo che molte squadre ci invidiano e fanno tutti e tre la differenza, perché sono ben assortiti, perché due come Pontisso e Derisio soprattutto vanno in protezione di Pompetti, che è più libero di giocare con le sue genialate. Io credo che se loro auguriamogli la salute, ovviamente, perché questi sono davvero davvero forti, ma sono contati, sono loro. Detto questo, non mi voglio lasciare andare a voli pindarici, perché sinceramente, insomma, visto che tu mi inviti ogni tanto, io sono felicissimo e certo, dico sempre la verità, no? Ma spesso non è una verità che può far piacere. A me non è che ha fatto fare i balzi di gioia il Pescara, eh. Non è che adesso dobbiamo dire cioè, oggi che il Pescara... Non, secondo te non è stata una prestazione brillante quello che vuoi dire tu oggi? Io dico che ha vinto con merito, soprattutto dopo il secondo gol, perché il Siena si è sciolto, insomma.
Devo dire che Pescara ha meritato, devo dire che sta avendo una certa continuità di gioco da qualche partita a questa parte, ma se devo dire che adesso il Pescara è la squadra migliore della Serie C girone B, non lo dico, perché non mi ha fatto fare questo pomeriggio emozionante. Cioè, le emozioni le ho vissute stando con William, con te e con gli amici collegati. Però il Pescara mi ha fatto una buona impressione. Se devo dare un voto, visto che i numeri danno sempre un certo impatto più immediato, io darei un 6,5. Una buona partita, una squadra in buona condizione, ma io mi aspetto che entri in condizione davvero tra un mese e un mese e mezzo. Va bene, va bene. Grazie Paolo. Facciamo una cosa, fermiamoci, andiamo in pubblicità, tra poco ci ritroviamo, le voci dall'Adriatico Cornacchia. Prima però saluto sia Paolo Sinibaldi sia William Carosella, li ringrazio per averci fatto compagnia finora. A presto ragazzi. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Complimenti ciao. Anche per quel messaggio, quella bandiera dedicata alla pace, caro William, e ne abbiamo bisogno. Speriamo bene. Messaggio che ci aiuti a rilanciare. Andrea, sono nato in guerra e forse no, morirò fermati, in guerra. Fermati, ne stai vivendo un'altra. Vabbè, lo diciamo, ora stiamo facendo una battuta, chiaramente è un argomento di grandissima delicatezza, però mi piace dire ne stai vivendo un'altra, certo. Purtroppo. Va bene William, grazie. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao ciao. Rientriamo con l'Abruzzo del pallone live. Vi dico subito che ora vedremo gli highlights delle partite di Serie C, Cesena Teramo e poi Pescara Siena, e poi ascolteremo le voci dallo stadio Adriatico Cornacchia, ascolteremo i due allenatori Gaetano Auteri e Pasquale Padarino. Però partiamo dalle immagini salienti della gara del Manuzzi Orogel Stadium Cesena Teramo. Possono partire le immagini. Teramo che si presenta con gli squalificati Bernardotto e Rossetti, che sono dunque fuori. C'è Rosso a completare il trio d'attacco con l'inserimento anche di D'Andrea in avanti, e poi a centrocampo Malotti a completare il tridente con D'Andrea e Rosso. A centrocampo c'è Fiorani, confermato Zosmanovic a sinistra, a destra agisce Lombardo. Nel Cesena il tridente è quello solito, Pierini, Bortolussi e Catunano. A centrocampo c'è Steffè, non c'è l'ex Ilari. Steffè è comunque anche egli un ex, e gioca a centrocampo con Ardizzone e con Gonnelli. Questo è il gol in apertura al quarto minuto, lo spunto è di Caturano, la palla in profondità per Pierini che arriva a copertura con Perucchini e lo scavalca. Inizio in salita per il Teramo, qui vediamo una bella finalizzazione di Pierini che in questo modo segna il suo decimo gol in campionato e raggiunge Bortolussi come miglior marcatore bianconero. Dunque in doppia cifra anche Nicolas Pierini, una bella stagione per l'esterno ex Spezia. Bella anche l'imbeccata di Salvatore Caturano, che troverà anche egli la via del gol nel secondo tempo. I soliti highlights che perdono tempo anche sull'esultanza messa al rallenti. Qui Perucchini sbaglia il rinvio, colpisce Caturano che si impossessa del pallone, calcia da posizione defilata, respinge Perucchini che poi si ripete, cala il bis su Pierini. Dunque Perucchini prima sbaglia, poi rimedia con due miracoli, soprattutto il secondo. Sul primo insomma aveva meno porta da poter inquadrare Caturano. La risposta del Teramo con questo sinistro velenosissimo da parte di Malotti, e Nardi che si salva con l'aiuto della base del palo. Poi riprende ancora il Cesena a macinare. Steffè, che ha giocato in posizione di regista con Ardizzone e Berti Mezzeali, palla che poi finisce a sinistra dove c'è l'inserimento e il cross di Favale, il colpo di testa di Candela da quarto a quarto, come ci ha detto Jacopo Forcella nel corso della cronaca, ma Candela spreca da favorevole posizione. Lancio in profondità, gran stop di Caturano, poi il suo tiro, Perucchini chiude lo specchio della porta, bravissimo nello stop, meno nella conclusione. Caturano avrebbe fatto un capolavoro in caso avesse battuto Perucchini, che tiene
vive le speranze del Teramo, e qui si fa vedere con D'Andrea che assiste l'inserimento di Malotti, cerca il passaggio a centro per Rosso, poi ancora la conclusione di D'Andrea, la palla che finisce sull'esterno della rete. Sprazzi di Teramo, sembra si possa sperare in una solita rimonta nel secondo tempo, pur essendo l'avversario più difficile rispetto alle precedenti gare rimontate dal Teramo, e invece no, perché nel secondo tempo subito al settimo minuto il Cesena raddoppia con Caturano, nel frattempo nel Teramo era entrato Kodromaz che perde nella marcatura Caturano, il quale va a schiacciare in rete il cross dalla sinistra di Favale, poi c'è una dedica da parte dell'attaccante di uno del Tridente, anzi no, più che una dedica è un traguardo che lui raggiunge, i 100 gol in carriera, Caturano in gol dunque sul cross di Favale, e l'esultanza, e poi abbiamo visto la maglia con impresso il numero 100, un bel traguardo raggiunto dall'esperto attaccante del Cesena. Ecco qui, rivediamo da un'altra angolazione, stavolta mostra il 100 anche alla curva mare, quella assievata dagli ultras del Cesena. Qui c'è un giocatore del Cesena a terra, si continua a giocare, la palla sventagliata per Aziosmanovic che punta Candela, palla rasoterra per la conclusione un po' troppo strozzata di D'Andrea, che comunque è sempre puntuale in zona gol, si fa sempre trovare pronto, qui però non riesce a battere in maniera efficace. Ancora il Teramo che prova a riaprire la partita, Jacoponi, il suo traversone, il colpo di testa che viene tentato da Rosso, che però non è preciso. Ancora il Cesena che prova a controllare, ma c'è un recupero di palla del Teramo con Viero, che nel frattempo è entrato in campo al posto di Fiorani, la sua battuta è centrale, facile facile la parata per Nardi. A 10 minuti dalla fine ancora il Teramo con Viero, palla sul destro, una piccola correzione forse di Gonnelli, Nardi sembra spiazzato ma ha un guizzo e riesce a smorzare il pallone e poi a bloccarlo, è l'ultimo tentativo da parte del Teramo, ultimi 10 minuti senza particolari spunti, il finale è Cesena 2 Teramo 0. Queste le immagini dal Manuzzi Oroger Stadium, ora andiamo allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per Pescara-Siena con Gaetano Auteri che ha rilanciato tra i titolari Franco Ferrari al centro dell'attacco, ai suoi fianchi Rauti e Clemenza, poi i tre centrocampisti con Derisio davanti alla difesa con le mezze ali Pontisso e Pompetti, e poi i quattro in difesa, c'era da sostituire Drudi, scelto Illanes che fa coppia con Ingrosso, a destra confermato Zappella, a sinistra sempre Veroli, in porta Sorrentino nel Siena, 4-3-3, cambia modulo Padalino, si affida a Guberti e Di Santo in avanti ai fianchi di Paloschi, Guillaumier gioca in posizione di regista affiancato da Bianchi e Meli, terzi a guidare la difesa a 4. È un Pescara che ha un discreto inizio, avrà delle palle gol importanti con Ferrari, anche se poi riuscirà a sbloccare la situazione solo nel finale di frazione per effetto di un autogol. Qui tra poco le immagini ci mostreranno le prime occasioni. Ecco qui il Pescara, la manovra si sviluppa sulla sinistra da Pontisso a Rauti che poi innesta un'altra marcia, lascia sul posto Terzi che viene davvero superato di slancio con il turbo, e poi l'invito per Ferrari che calcia addosso a Lanni e spreca l'ottimo invito, ma direi l'ottima azione, l'ottimo spunto di Rauti, si farà perdonare Ferrari non in questo momento, il filtrante di Pompetti, Ferrari elude il fuorigioco, l'uscita di Lanni è provvidenziale, dunque si resta sullo 0-0, 14 minuti, già due palle gol per El Loco che però ha trovato in entrambe le circostanze Lanni pronto, poteva fare meglio anche lui, ma bravo anche l'estremo difensore ex Ascoli. Qui un cross dalla destra, una leggera deviazione, Sorrentino è bravo a recuperare la posizione e a bloccare il pallone tenendolo al di là della linea di porta, ed ecco il vantaggio del Pescara nel corso dell'ultimo minuto del primo tempo, il corner di Pompetti, tutti ad abbracciare Rauti che in effetti però non tocca il pallone, lo fa Favalli alle sue spalle, vedete il numero 33 che beffa Lanni che tanto bene aveva fatto contro Ferrari, e invece è stato punito dal fuoco amico, quello appunto di Favalli.
Intanto vediamo le immagini dell'infortunio di Paloschi, si farà male e lascerà il campo ad Ardemagni che entrerà ad inizio di ripresa. Eccolo qui Ardemagni che avrà subito la palla del pareggio. Nello spunto iniziale della squadra di Padalino, un'occasione che sembrava spaventare il Pescara. Qui vediamo Ardemagni dice qualcosa a Di Santo, va a sistemarsi al centro del tridente d'attacco. Il Pescara si fa vedere con Rauti che serve Pontisso, poi da questi a Ferrari, l'appoggio per la conclusione di Clemenza che finisce di poco sopra la traversa. Si rammarica Clemenza che sarà l'autore dell'assist per il 2-0. In realtà non abbiamo la palla gol di Ardemagni, è incredibile la svista che non dipende dalla nostra volontà, manca nella selezione degli highlights. Abbiamo visto l'occasione per Clemenza e vediamo il raddoppio di Franco Ferrari, il filtrante è di Luca Clemenza. Ferrari stavolta senza esitazioni batte con un rasoterra preciso tra palo e portiere Lanni e segna il suo gol numero 13 in campionato. E Loco ritrova il gol dopo un periodo non fortunato, l'espulsione con la fermata, la squalifica, poi la panchina per 90 minuti a Modena. Ferrari che poi lascerà il campo a Blanuta, nel frattempo il Pescara si divora il gol del 3-0 con Pontisso che colpisce il terzo legno della sua breve stagione in biancazzurro dopo quelli colpiti con Lentella e con la fermata, ma quelle erano state conclusioni dalla distanza dove era stato sfortunato. Qui un po' manca la buona sorte, ma un po' il gol se lo mangia. Non accade più nulla, tranne la girandola di sostituzione, fino al 94esimo, nell'ultimo dei 4 minuti di recupero, quando Ardemagni approfitta di questa disattenzione della retroguardia biancazzurra e con il sinistro batte Sorrentino, che fin lì era stato inappuntabile e che resta comunque inappuntabile come prestazione. Qui nulla può sul sinistro di Ardemagni dopo una incomprensione della difesa biancazzurra, neanche il tempo di spaventarsi un po' perché la palla viene rimessa al centro e poi arriva il fischio finale del direttore di gara che era Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Pescara batte Siena 2-1. E ora spazio alle voci dalla sala stampa, partiamo da Gaetano Auteri, tecnico del Pescara. Mister, buonasera, insomma, è arrivata la vittoria, insomma, che aspettavo, speravamo che potesse arrivare, la vittoria meritata, avete sprecato anche parecchio, però avete posso un paio di rigori 90 minuti, insomma il Pescara ha giocato, ha creato occasioni e ha posso pochi rischi di difesa. Abbiamo fatto una buona gara, anche se essendo praticamente la quinta partita nel giro di 20 giorni non abbiamo alzato subito i ritmi, poi l'abbiamo fatta, sbloccata la partita, sì, abbiamo sciupato qualcosina, abbiamo fatto una buona partita contro un buon avversario che ha cercato di giocare e poi un po' di arrabbiatura per il gol preso alla fine su una situazione leggibile, ma probabilmente abbiamo un po' perso la concentrazione perché insomma la partita era finita, però bene, andiamo avanti, insomma vincere era importante. Mi sembra l'impostazione iniziale leggermente diversa dal, parlo di quella tattica, in modo diversa era finalizzata, ho visto Pontisso che diceva la mezzata, Pontisso faceva la mezzata, abbiamo giocato come stiamo giocando ultimamente, come magari abbiamo fatto prima in precedenza, cioè io cerco di valorizzare le caratteristiche dei giocatori, Pontisso in quel ruolo è una mezzala, è un giocatore che può giocare fra le linee, è un giocatore bravo, palla al piede, è un giocatore che poi crescerà anche negli inserimenti senza palla appena avremo la possibilità di allenarci. Nel frattempo non abbiamo modificato l'assetto tattico, pur se Pompetti ha chiesto il cambio, insomma aveva un piccolo fastidio, però abbiamo finito bene, cioè giocando, creando, concedendo poco, ogni tanto facciamo delle leggerezze, vogliamo sempre giocare palla anche quando invece questa palla andrebbe messa davanti, è un limite, fa parte anche del nostro modo di essere, però insisterò e questi alcuni aspetti li dirò ai ragazzi, insomma alcune volte prendersi dei rischi inutili non serve, alcune volte l'abbiamo fatto. Mister, si è tanto parlato in settimana di Ferrari, oggi Ferrari ha segnato un gol, se ne è divorati due, un e mezzo, diciamo, e comunque è un giocatore che si fa trovare
sempre al posto giusto nel momento giusto. Ma i gol si possono sbagliare, per carità, ha fatto anche due belle parate il portiere, perché lui ha colpito bene, secco, poi invece è stato molto bravo e molto risoluto nell'azione del secondo gol, compreso anche lo smarcamento che ha fatto. Vabbè, Ferrari bene, insomma, poi noi dobbiamo sfruttare tutte le risorse. Stasera ho preferito non fare entrare Cernigoi perché era reduce da un problema, da un piccolo problema fisico, fargli fare 20-25 minuti in quel momento di partita per poi magari riacutizzarsi il fatto muscolare e poi perderlo durante gli allenamenti che avremo in settimana, non mi andava, e quindi va bene così, abbiamo fatto bene, abbiamo vinto con merito contro un avversario che ha giocato comunque a calcio, andiamo avanti. Mister, oggi tanto buonasera, mi ha impressionato, l'ha fatto anche nelle altre partite oggi, particolarmente Raudin, ad un certo punto dava 20-30 metri di difensori, cioè non lo prendevano più, specialmente all'inizio, poi evidentemente la tolto giustamente per motivi suoi. Le chiedo, mancano 8 partite, vedendo la condizione fisica di questa squadra, è forse un vantaggio rispetto alle altre che magari hanno un declino l'aspetto atletico e fisico della sua squadra? Guardi, le squadre che ho allenato con un po' di presunzione sono sempre state bene dal punto di vista fisico, dall'inizio fino alla fine, questo credo che lo abbiamo dimostrato. È 20 giorni che giochiamo, Raudi è un giocatore che negli spazi si esalta perché ha grande forza, grande velocità, complessivamente stiamo bene. Abbiamo bisogno di lavorare con un po' più di continuità, però adesso magari si giocherà a Olbia sabato e poi si ritorna col turno infrasettimanale. Questo è un momento in cui si può lavorare poco, però un po' di benzina l'abbiamo messa precedentemente nel serbatoio, per cui stiamo discretamente, a parte quelli che sono arrivati a gennaio, vedi Cernigoi, Pontisso, che secondo me hanno grandi margini di miglioramento. Posso? Mister, no, volevo chiedere una cosa, insomma, se si aspettava, a proposito delle partite di oggi, la vittoria dell'Olbia a Modena, glielo chiedo anche perché sabato prossimo ad Olbia vi giocherà il Pescara e pochi giorni fa il Pescara ha perso immediatamente a Modena. Ma guardate che in C, in B e in A, perché è così, quando si gioca durante il campionato è la prima o la seconda, affronta anche squadre di metà classifica, i risultati non sono già stabiliti in partenza, sono sempre gare sofferte, equilibrate, poi magari alcune volte si alterano questi equilibri per cui magari una squadra prende gol subito e perde gli equilibri e magari finiscono con tanta differenza fra le due squadre, però di solito non è così, per cui nessuna sorpresa, l'Olbia è una buona squadra evidentemente. Io l'ho anche vista la partita poco prima che venissimo al campo, l'Olbia ha vinto una partita, ma l'Olbia è una buona squadra, non è una squadra scadente, in questo girone sono poche squadre deboli e scarse. Assolutamente sì, ha ragione in questo senso Auteri, ma insomma vediamo anche l'ultima della classe, il Grosseto, che con la cura Maurizi, anche se paradossalmente è peggiorata la classifica, ma il Grosseto si esprime meglio e può ancora giocarsi le sue chance playoff. L'Olbia invece intravede di nuovo il decimo posto, quindi sarà molto motivato sabato prossimo l'11 di Max Canzi. Andiamo ad ascoltare anche Pasquale Padalino, non ascoltiamo tutta la conferenza stampa, ascoltiamo circa 2 minuti e mezzo, ci facciamo un'idea di come ha letto la partita il tecnico del Siena. Sembrava sì, questo parliamo del secondo tempo, sì. Però diciamo io non sottovaluterei, anzi faccio i complimenti ai miei per come hanno interpretato anche il primo tempo, nonostante abbiamo avuto il Lanni, diciamo, l'attore principale, perché ha messo due pezze in due situazioni che però sono state scaturite da delle ripartenze dove noi siamo stati poco lucidi sotto porta, perché la prima credo sia partita quando Di Santo era in area di rigore uno contro uno, è scivolato e ovviamente se concede a una squadra come Pescara con questa qualità, questa corsa, puoi andare in difficoltà anche per caratteristiche dei nostri. Però tutto sommato il secondo tempo credo che siamo entrati benissimo, tant'è che il Pescara mi è sembrato un po' spaesato, soprattutto nei primi minuti dove abbiamo avuto la possibilità di pareggiare, poi da una rimessa laterale di nuovo schierati abbiamo concesso questo filtrante che ha portato Ferrari insomma sul 2-0.
Poi ovviamente per provare a riprenderla, perché all'interno di questa squadra c'è l'orgoglio di chi vuole fare il risultato, di chi vuole rappresentare meglio il Siena, e concedi la possibilità anche del 3-0, però tutto sommato credo che la partita dei ragazzi sia stata giocata a viso aperto, non abbiamo fatto barricate, abbiamo provato anche a trovare soluzioni nuove con una sistemazione diversa rispetto al passato per essere un po' più offensivi, e nel complesso devo dire che sono soddisfatto, del risultato ovviamente no, però era anche la prima partita che approcciavamo in questa maniera contro una squadra, ribadisco come ho detto anche prima della gara, che secondo me ha potenzialità, che nei playoff se la giocherà da protagonista. Mister, come mai questa squadra di Siena in trasferta fa così fatica ad ottenere tali risultati? C'è una spiegazione? La spiegazione non lo so quale può essere, perché altrimenti avrei già provveduto a trovare una soluzione. Il nostro percorso, almeno parlo da quando ci sono io, sono 2 mesi e una decina di giorni scarsi, abbiamo concentrato le nostre, diciamo, conoscenze per individuare quelli che potessero essere i problemi che attanagliavano questa squadra, che veniva da 6 sconfitte consecutive. Ora, partendo in 2 mesi, provando a sistemare prima, dando una solidità difensiva dove eravamo riusciti a trovarla, poi probabilmente non abbiamo curato molto anche il resto per mancanza di tempo, perché abbiamo molti infortunati, anche oggi ne avevamo diversi, e quindi la continuità ci è mancata nel lavoro, perché anche le partite infrasettimanali a distanza di 2 o 3 giorni non ci hanno consentito di concentrarci prettamente su quello che è il collettivo, e quindi qualche mancanza ce l'abbiamo, però devo dire che loro si sono messi a disposizione. Poi oggi secondo me è una testimonianza di quanto loro vogliano fare, perché secondo me non sono molte le squadre che mettono in difficoltà il Pescara, o non sono state tante, vedi anche la precedente, credo che Pescara abbia recriminato molto. Queste le parole di Pasquale Padalino. Possiamo chiudere la parentesi della Serie C, molto ampia, lo abbiamo fatto ascoltando i contributi da Pescara. Ora riapriamo la parentesi della Serie D. Saluto Stefano Recanati, ciao Stefano. Ciao a tutti, buonasera a tutti, ciao ciao. Di ritorno da un derby che ti ha fatto divertire, quello di Vasto, o no? Sì, è stato un bel derby giocato a viso aperto a tutte e 2 le squadre, meglio il primo tempo, il secondo un po' più blando, senza troppe emozioni, dove però la Vastese è riuscita a trovare questo gol con il neo entrato Alessandro e si è portato a casa 3 punti fondamentali, vista futura e della griglia playoff che potrebbe andarsi a disegnare da qui a breve. Allora, vediamo i risultati, rivediamoli, perché chi ci ha seguito nella prima parte della trasmissione, insomma, è stato aggiornato in tempo reale circa i risultati e la classifica. Li ridiamo ancora una volta: Castelfidardo Chieti 3-0, Castelnuovo Matese 3-1, Fano San Benedettese 2-2, Fiuggi Aurora Alto Casertano 2-0, Nereto Pineto 0-2, Porto d'Ascoli Monte Giorgio 3-1, Trastevere Recanatese 0-3, Vastese Notaresco 1-0, rinviata per neve già da ieri la partita tra Vasto Girardi e Tolentino, per una classifica che vede la Recanatese fare il vuoto, lo abbiamo già detto. Nessuno ha approfittato dell'impasto della Recanatese nelle prime 5 partite del 2022, e adesso che la Recanatese è tornata a viaggiare a pieno regime e a dare un paio di sgasate con le ultime vittorie, soprattutto quella di oggi, lo scontro diretto in casa del Trastevere, ora la Recanatese ha fatto il vuoto e comincia a intravedere già lo striscione del traguardo, anche se mancano diverse giornate. 50 contro 40,
poi Pineto e Fiuggi 38 punti, Vastese e Porto d'Ascoli 36, Tolentino e Notaresco 35, Chieti 34 punti, Vasto Girardi e Samb 33, Matese 32, Montegiorgio 29, Fano e Castelfidardo, ma anche Castelnuovo 27 punti, chiudono Nereto e Alto Casertano, Nereto con 12 punti, Alto Casertano con 4 punti per il Nereto, sempre più dura, sembra ormai spacciata la squadra vibratiana. Allora Stefano, partiamo proprio dal derby dell'Aragona, ci vediamo il servizio che hai confezionato, vediamo anche le interviste e poi commentiamo quello che ha riservato il match di un Aragona che purtroppo anche oggi era e resterà a porte chiuse. Un gol all'andata e uno al ritorno, sempre nei minuti finali. La bestia nera del Notaresco contro la Vastese si chiama Jonathan Alessandro. Il 36enne attaccante, non al meglio della condizione, entra a 10 dalla fine e risolve una contesa destinata allo 0-0. Nel 4-3-3 di D'Addario trova spazio l'ex Stivaletta. Tra gli ospiti la novità riguarda l'assenza di Esposito, messo fuori causa da uno stato influenzale, al suo posto Pesce. Per il resto Massimo Epifani conferma il 4-2-3-1 con Maio al centro dell'attacco. Agli ordini di Castellone di Napoli, le due squadre danno vita subito a una gara animata, soprattutto per merito della Vastese che già all'ottavo crea il primo presupposto per sbloccare il match. Errore in uscita della retroguardia rosso-blu che libera Lonzi in area di rigore, ma la sua conclusione mancina è presa facile di Sciba. Due giri di lancette a sbloccare l'incontro ci prova Stivaletta, ma il suo tiro forte non inquadra lo specchio per un niente. A sottolineare le difficoltà del Notaresco in questa prima parte di gara il tiro sbilenco di Pesce dalla distanza siderale. Scende l'intensità dei padroni di casa, così in qualche modo il Notaresco prende coraggio. Azione creata sull'asse di destra con Sorrini al cross per il solo Valenti, ma il numero 10 da buona posizione sparacchia alto. Al 42esimo la Vastese prova a complicarsi la vita. Altobelli perde un pallone nella zona mediana del campo, dando in là la ripartenza di Pampano che, arrivato ai 16 metri, non ci pensa due volte, spara verso la porta, ma a salvare Di Rienzo e la traversa. L'azione poi si conclude con un nulla di fatto. La ripresa non gode della stessa vivacità della prima frazione, allora i due mister provano a mescolare le carte in tavola. Epifani richiama in panchina Pesce per inserire Scimia, mentre D'Addario sceglie Ficara a fargli spazio a Lonzi. Al 18esimo la Vastese pareggia il conto dei legni. È proprio l'ex Fiuggi da poco in campo che fa partire un sinistro micidiale, ma la sfera si stampa sul palo alla destra del portiere. Alla mezz'ora è il turno anche di Dorato, che prende il posto di uno spento Maio, mentre sul fronte opposto esce Stivaletta, dentro Alessandro. È proprio lui il protagonista di un episodio dubbio in area di rigore rosso-blu, ma ad ampi gesti il direttore di gara facendo di proseguire. A provarci di più sono i padroni di casa che trovano il gol vittoria sul tramonto del match proprio con Alessandro, che all'interno dell'area di rigore trova una sorta di stop orientato e si ritrova davanti a Scibe, e con un tocco sul primo palo sblocca la gara. 13esimo gol in stagione per lui. Il Notaresco non ci sta e nei 4 minuti di recupero tenta l'assalto, ma la retroguardia aragonese è attenta e così al triplice fischio è festa grande in casa biancorossa per 3 punti che significano aggancio al quinto posto per il Notaresco, un passo indietro rispetto alla sfida contro il Porto d'Ascoli, ed ora la gara contro il Fano è fondamentale per non perdere il treno dei playoff. Ma sì, è una partita intensa contro un'ottima squadra. Penso che Notaresco negli anni abbia costruito sempre ottime squadre e quindi siamo stati anche agevolati, loro hanno avuto anche un turno infrasettimanale, quindi sicuramente noi verso la fine avevamo forse qualcosa in più, però devo riconoscere che Notaresco ci ha dato filo da torcere. Uno che ha fatto 13 reti nonostante i suoi 36 anni, se c'è qualche problemino lo dobbiamo gestire, però quando ce l'abbiamo sappiamo che abbiamo un'arma in più, non abbiamo solo in lui l'arma in più, lo abbiamo con Stivaletta, ce l'abbiamo con Ficara, e quindi quando hai alternative non cambi una punta per un difensore, cambi una punta per una punta. Per quanto riguarda le altre situazioni non le dovete chiedere a me, perché io faccio l'allenatore. L'allenatore è colui che gestisce il gruppo. Tutte le altre problematiche io non le so, non le voglio sapere e non entro in merito. Solo se la scelta del campo era una scelta condivisa. Il terreno di gioco. Io ancora me lo sta dicendo lei, quindi io non so neanche questo. Io ho finito ora la partita e sono contento di averla fatta qui contro, in un campo che ha retto molto bene la giornata di pioggia, perché ce l'aspettavamo pesantissimo, e quindi anche chi lavora in questo campo ha fatto molto bene. Per quello che sarà il futuro, noi ci proiettiamo a Chieti.
e quindi il mio obiettivo è Chieti. Quello che succederà dopo, speriamo che il Signore ci faccia ancora stare qui, però non lo sappiamo. Io credo che il primo tempo la squadra ha fatto una grande gara, il secondo tempo c'è stato un pochettino di più la vastezza sotto l'aspetto della pressione, però abbiamo dato anche il secondo tempo situazioni dove dobbiamo fare meglio nelle scelte delle giocate, perché poi siamo arrivati tante volte potenzialmente azioni da gol. Il primo tempo l'abbiamo fatto tante volte, siamo stati poco bravi, diciamo così, per non dire egoisti, però credo che oggi la squadra ha fatto una grande gara, nonostante avevamo tante defezioni, però dopo la partita di mercoledì, se lo spirito è questo come quello di oggi, l'allenatore è solamente orgoglioso. Abbiamo perso, dispiace tantissimo, perché mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per tutti quanti, però lo spirito è cambiato, la squadra oggi ha fatto una grande gara. E perdere così al 90esimo fa male, perché abbiamo preso poi un gol di facile lettura. Però quando tu non concretizzi tante situazioni che hai avuto e arrivi alla fine, purtroppo il calcio poi è fatto così, ti punisce, e abbiamo perso una partita che c'è tanto rammarico. Lei parlava proprio di finalizzare negli ultimi metri, è mancato in questo Esposito che si è fermato poco prima della partita. Vittorio è un giocatore fortissimo, importantissimo per noi, abbiamo cambiato anche modulo per trovare anche la quadra, oggi ci è mancato stamattina proprio con problemi influenzali, e ci dispiace, però non è che manca Esposito e abbiamo perso la partita, abbiamo fatto una grande gara secondo me, però hai perso, e purtroppo i dettagli nel calcio fanno una differenza e oggi i dettagli noi non siamo stati bravi. Devo dire che avevi ragione, Stefano, mi sono divertito anche io nel vedere il servizio, insomma vedevo per la prima volta le fasi salienti del match dell'Aragona, è una partita che poteva finire anche in parità ma anche con una vittoria del Notaresco che ha avuto delle occasioni importanti, ma insomma lo ha riconosciuto anche lo stesso D'Addario, mi pare. Sì, una partita che il pareggio secondo me era il risultato più giusto, perché alla traversa presa da Pampano, poi nella ripresa è arrivata la risposta del palo colpito dal neoentrato Ficara, quindi secondo me il risultato era giusto. Poi con un Maio sottotono quest'oggi, invece D'Addario ha tirato fuori il coniglio dal cilindro mettendo in campo Alessandro, che si è inventato un gol da solo praticamente, perché con un bello stop ha messo fuori causa Speranza e poi è riuscito di precisione a battere Sciba, altro calciatore avrebbe tirato forte proprio sul palo lontano, invece lui di giustezza l'ha messo sul secondo, sì. Sul primo palo, è stato un bellissimo, è un gol importantissimo per la Vastese, per la società che riprende a viaggiare e si tira fuori dalle zone, già si era tirata fuori da delle zone difficoltose, adesso dà una risposta anche a quelle che sono le polemiche della la settimana alimentate dal fatto che si gioca a porte chiuse, che c'è questa volontà del presidente Bolami di lasciare la società a fine stagione. Ecco, questa è una risposta della squadra e della Vastese tutta a queste polemiche. Poi mi pare che, analizzando le due prove, da una parte il Notaresco abbia ritrovato uno spirito di squadra che aveva perso. Non c'è stata la vittoria, non c'è stato il risultato, che anzi ha punito il Notaresco, però se il Notaresco avesse giocato così tante di quelle partite che ha perso in passato, ad esempio la gara contro il Trastevere, la gara contro il Fiuggi, sarebbero andate, penso, diversamente. Diciamo che quelle dimissioni poi rientrate, non accettate dalla società di Epifani, hanno un po' scosso l'ambiente e almeno come prestazioni Notaresco ha tirato fuori due prove importanti con Porto d'Ascoli oggi. Eh sì, è proprio così, forse quelle dimissioni erano dovute proprio al fatto che Massimo Epifani non vedeva la squadra che voleva lui, non vedeva i giocatori remare verso una parte sola, invece forse proprio quelle dimissioni hanno scatenato, hanno fatto sì che la squadra si ricompattasse intorno all'allenatore, intorno alla società,
poi c'è stata la vittoria contro il Porto d'Ascoli di mercoledì. Oggi c'è stata una buona prestazione da parte di tutta la squadra, di tutta la rosa. Purtroppo è arrivata questa sconfitta che l'abbiamo già detto e lo ribadiamo, il Notaresco non meritava. Pubblicità, poi rientriamo, parliamo della Vastese, parliamo anche della vicenda stadio. Rientriamo con l'ultima parte dell'Abruzzo del Pallone Live. Dopo aver parlato del Notaresco, parliamo anche della Vastese. Era un momento in cui bisognava rispondere, Stefano, dopo una piccola frenata, anche fisiologica, dopo una bella striscia, e oggi la Vastese lo ha fatto. Sì, lo ha fatto anche facendo vedere delle buone cose, soprattutto nella prima frazione di gioco, pressando bene l'avversario. Non eravamo abituati a vedere questo tipo di gioco da parte della Vastese. Ha aggredito subito il Notaresco, lo ha fatto immediatamente e grazie a questo ha creato subito delle palle gol importanti. Poi si è un po' allontanata dall'avversario, ha dato modo anche al Notaresco di uscire fuori dal guscio, ma tutto sommato è una prestazione che fa ben sperare da Dario, che poi abbiamo sentito che si è un po' alterato quando gli abbiamo chiesto del campo, perché quindi non dipende dall'intervistatore, si altera comunque o Teo, no, Benzetti, o io Paolo, no, chiunque si altera, no, ma battute a parte. Lui pensa solo al campo, però la domanda del prossimo stadio che ospiterà la Vastese era d'obbligo, perché il presidente Bolami, e poi penso che lo ascolteremo, ha dichiarato quale sarà tra 15 giorni la sede che ospiterà la Vastese. Allora facciamo una cosa, ascoltiamo le parole del presidente Bolami, perché la Vastese va bene sul campo, ma c'è l'argomento stadio che continua a tenere banco e le cose insomma non vanno granché bene per il sodalizio biancorosso, con il presidente e il vice Scafetta che hanno dichiarato che andranno via a fine stagione. La vittoria va sempre bene, io ringrazio i ragazzi perché io gli sto sempre vicino, fino a giugno mantengo l'impegno, io e il co-presidente della mia società. A giugno ribadisco che lascerò la squadra. Se c'è qualcuno che segnerà la squadra, andiamo avanti o vanno avanti. Altrimenti c'è l'assessore dello sport che oggi ha fatto una bella intervista, c'è il comune, c'è il sindaco, io sono stanco. Le vittorie fanno bene, sarò vicino, manderò le promesse fino a giugno. Dopo, da giugno, o che si trova un'altra dirigenza, una società. Il mister sicuramente non ci risponderà, però questa vittoria alla Vastese adesso è al quinto posto. È sempre un ottimo piazzamento, sia nella griglia playoff. Si può sperare in qualcosa di positivo, anche per ricucire queste cose che sono successe in questi giorni col comune, con l'amministrazione? Allora, la squadra è una cosa, il mister è una cosa e il comune è un'altra. Siamo due cose separate, perché io lo vedo insieme, per loro lo vedono separato. Il mister è come noi tutti, andiamo avanti ogni domenica per domenica, perché ogni domenica è una battaglia. Perciò domenica ci aspetterà al Chieti, andiamo là a giocarci questa partita. Però, ripeto, i risultati fanno morale, ma io fino a giugno sarò qua. Dopo giugno, io come presidente, come vi ho detto la settimana fa e ribadisco adesso, lasceremo la Vastese. Però quando si vince va sempre bene, il morale è sempre alto. Possiamo dire dove la Vastese giocherà tra 15 giorni la sua partita casalinga? Come no, abbiamo deciso di giocare a Val di Sangro, ci stiamo già lavorando col Tolentino. Questa è un'altra dimostrazione che la Vastese andrà a giocare fuori casa, cioè questo è uno smacco morale sia come la dirigenza sia come la città. Però questi vogliono e questo si bisogna ottenere. Perciò entro giugno noi ribadisco, perché per chi non sta attento, che noi non segneremo la Vastese calcio in Serie D. C'è l'assessore che ha detto che oggi farà di tutto, perciò farà tutto lui col comune per trovare fiduzione, iscrizione, giocatori. Ci vogliono almeno le prime 120.000 euro per camminare. Tutto qua. Se visto che noi non cacciamo una lira, come ha detto lui, ha ribadito, allora o che lo cacciano loro, perché comincia a capire come funziona la musica. Eh sì, alla sua maniera, però il presidente è stato piuttosto esplicito. Dunque, prossima partita al Monte Marcone, no? Ha detto a Val di Sangro, quindi immagino il campo dove giocava, forse tuttora gioca, non so dove in questo momento militi la Val di Sangro, però Monte Marcone di Atessa, giusto
Stefano? Sarà lì? Sì, si giocherà lì. Si giocherà lì. Erano in ballo anche Francavilla e Ortona, ma si giocherà a Monte Marcone di Atessa. E adesso, tornando indietro all'intervista di D'Addario, secondo me D'Addario preferiva giocare a porte chiuse a basta. Ok, sì, Monte Marcone è campo un po' più stretto, però almeno lì evidentemente ci sarà la possibilità di ospitare il pubblico e di fare l'incasso, e anche la società giustamente deve guardare a questo. Però insomma, ribadito, e su questo chiudiamo la parentesi, il presidente, lui e il vice lasceranno, e poi anche una punta di polemica nei confronti del comune, anzi più che una punta. Sì, perché l'amministrazione questa mattina ha fatto un video, ha fatto un annuncio come per dire che con o senza Bolami Scafetta la Vastese va avanti comunque, quindi questo forse non è andato giù a Bolami, che in quest'anno ha fatto tanti sacrifici. Ok, l'altro derby di giornata senza storie, il Pineto si è imposto 2-0 a Nereto, il servizio di Roberta Di Sante. Il Pineto si impone 2-0 nel derby contro il Nereto, riprendendo la corsa playoff e spegnendo le speranze dei vibratiani di avvicinarsi alla zona playout. Moduli a specchio per i due tecnici, che scelgono entrambi il 3-5-2 con Del Grosso che sostituisce Cuchi in difesa con Falsetta e Cipriani a centrocampo con Montano. Amaulo fa fronte all'assenza di Pepe, arretrando Paoli in difesa e inserendo Caprioli in mediana. In avanti Minella vince il ballottaggio con Romano. Pronti via, e subito un'occasione per Pezzotti, che servito sulla sinistra spara al lato dopo neppure un giro di lancette. Ma l'occasione più ghiotta in avvio è per il Nereto, che al 12° sfiora il vantaggio con un lampo di Sant'Angelo dalla distanza, sul quale è bravo Mercorelli a distendersi e dire no. Rispondono gli adriatici al 21° con un colpo di testa di Bosco, che indirizza di poco fuori sul corner di Pezzotti. È il preludio al vantaggio, con la gara che si sblocca solo grazie ad un contestato episodio concretizzatosi al minuto 34. Barlafante riceve palla, entra in area e cade. Il direttore di gara Cortese opta per la massima punizione. Dal dischetto Minincleri calcia angolatissimo. Palermo intuisce ma non ci arriva, con la sfera che si insacca a fil di palo per l'1-0 ospite. Un minuto più tardi, al 36° la risposta neretese. Gran sgroppata di Boito, che supera un avversario e piazza un buon cross sul primo palo, ma Mercorelli anticipa Montano ben appostato. Proprio sul finale di tempo, al 45°, gli ospiti confezionano il raddoppio. Bosco serve Minella sulla sinistra, che rientra sul destro e in diagonale insacca a fil di palo per il raddoppio biancazzurro, con cui si chiude il primo tempo. Ripresa piuttosto blanda in avvio e che regala pochissime emozioni, con il Pineto che gestisce il doppio vantaggio con ordine e il Nereto che non riesce a pungere. Bisogna aspettare il 21° per annotare una conclusione al termine di un'azione insistita del Pineto, con Domizzi che si fa vedere con un timido raso terra che termina al lato. Girandola di cambi quindi per i due tecnici nel Nereto, entrano Torromino, Antonelli e Pietanesi per Natella, Sant'Angelo e Malfetti. Amaulo cambia la coppia d'attacco, inserendo Del Mastro e Romano per Barlafante e Minella. I locali accusano il micidiale 1-2 del primo tempo e non riescono ad imbastire una reazione efficace. Al 32° è il Pineto a farsi vedere con un diagonale ad incrociare di Pezzotti, che termina poco distante dalla porta difesa da Palermo, e al 40° il neoentrato Del Mastro impegna l'estremo vibratiano con una gran bordata dalla distanza, sulla quale il numero 1 locale si fa trovare pronto. È l'ultimo acuto di un secondo tempo avaro di occasioni e che al triplice fischio regala la gioia dei tre punti al Pineto, che conferma la terza piazza a braccetto col Fiuggi in attesa dello scontro diretto di domenica prossima, e condanna il Nereto, che recrimina per il rigore che ha sbloccato la contesa e che ora staziona a meno 15 lunghezze dalla zona playout. Mister Amaulo, il Pineto torna alla vittoria con una gara non spettacolare in cui siete riusciti a concretizzare al massimo le occasioni avute. Ma
di spettacolo con un campo simile è difficile proporlo, e temevamo molto questa partita perché il terreno di gioco non ci avvantaggiava, ma tutto sommato pure abbiamo fatto buoni fraseggi. Il primo tempo abbiamo oltre fatto due gol, abbiamo avuto già dopo 30 secondi un'occasione tu per tu col portiere Coppezzotti, un colpo di testa di Bosco a colpo sicuro, quindi la squadra secondo il mio punto di vista nella prima frazione ha fatto abbastanza bene. Abbiamo chiuso col doppio vantaggio, nella seconda frazione abbiamo gestito il risultato e l'abbiamo fatto senza rischiare niente. La classifica è cortissima, prima di questa gara avevo detto ai ragazzi che c'erano 10 squadre in 3 punti, adesso oggi più o meno è cambiato pochissimo e noi andiamo di partita in partita, l'obiettivo è rimanere nelle posizioni alte di classifica e però partendo sempre dalle prestazioni. La squadra sta rispondendo bene sul campo e con buone prestazioni, quindi adesso c'è questa gara prossima col Fiuggi in casa, un scontro importante dove i punti sono pesantissimi, cercheremo di prepararla al meglio. Un calcio di rigore di quelle fattezze, potrete divertirvi a rivederlo questa sera, credo che sia l'ennesima riprova che qualcuno non ci voglia bene, perché due domeniche fa qui ci è stata negata la vittoria al 94esimo, un fallo su un portiere, una cosa incredibile, poi un calcio di rigore inventato in questa maniera è chiaro che piega le già fievoli forze di questi ragazzi che vivono un momento di disagio notevole, che però va fatto un encomio grandissimo perché ce la mettono tutta e anche al cospetto di una squadra forte quale Pineto penso che non abbia demeritato. E il rammarico è grande e chiediamo maggior rispetto, perché penso che sinceramente gli arbitri che in queste ultime gare si stanno divertendo nei nostri confronti la facciano veramente un po' troppo sporca, perché mi viene in mente il calcio di rigore tirato fuori con una mano in maniera evidente a Chieti e anche da lì si condiziona una gara, quello di Tolentino in casa, il fallo sul portiere, oggi un calcio di rigore, cioè, diteci che dobbiamo retrocedere, retrocediamo, però fateci giocare, tutto qui. È chiaro che purtroppo, insomma, nel calcio lo si dice un po' tra gli addetti ai lavori, stare in bassa classifica, avere quella classifica magari non aiuta, poi insomma l'arbitraggio dovrebbe essere equilibrato e dovrebbe portare a prendere decisioni corrette, ripeto, forse la classifica non aiuta. Certo, anche io prima di ascoltare le parole del direttore Teodoro, nel vedere le immagini nel servizio ho un po' strabuzzato gli occhi. Possiamo rivedere le immagini di questo episodio, e qui insomma il difensore va avanti a Barlafante, è lui che viene praticamente colpito da Barlafante, il fallo a mio avviso lo fa proprio l'attaccante del Pineto e non il difensore del Nereto che lo subisce, e invece l'arbitro concede il calcio di rigore, una decisione assolutamente fuori luogo, questo è il mio modesto punto di vista. Stefano, non so come l'hai vista tu. Sì, sono d'accordo, un rigore molto, molto generoso quello accordato oggi, perché poi il Pineto abbia meritato la vittoria, però è un rigore che in questo caso l'arbitro poteva lasciar correre, perché le gambe poi si vede, è chiaro come si incrociano. Assolutamente, poi insomma che il Nereto abbia problemi lo dice la classifica e non sono l'episodio col Tolentino o quello di oggi a definire quella classifica. Sicuramente il Nereto poteva avere dei punti in più, però insomma il danno subito l'altra volta contro il Tolentino e questo oggi sono danni evidenti, anche se poi il Pineto insomma nel complesso ha anche legittimato la vittoria, ha segnato con Minella, è chiaro che parliamo di una squadra che ha ben altro spessore. Stefano, un Pineto che al di là del passo falso con la Recanatese, per il resto Amaulo sì, ha vinto contro le ultime della classe, però ha vinto anche a Castelnuovo, però ha vinto anche in casa del Trastevere, nessuno c'era riuscito, quindi diciamo che l'impatto della gestione a Mauro per il momento sta pagando dividendi. Sì, un Pineto che si è ritrovato dopo l'avvento di Amaulo, e lo dice anche la classifica, perché adesso il Pineto è al quarto posto, 36 punti, poi giocherà la sfida, 38 punti scusate, giocherà questo scontro diretto fondamentale anche con il Fiuggi, sarà
sarà una partita diciamo decisiva per le sorti poi del futuro del Pineto, se vuole giocarsi qualcosa di importante nei playoff. Però diciamo che la squadra del presidente Brocco, dopo l'avvento di Daniele Amauro, si è ripresa e sta viaggiando a buoni numeri. Assolutamente, se vediamo la classifica, lì sono distanze piuttosto ridotte, sia tra chi è dentro la zona playoff sia tra chi è fuori. 40 punti il Trastevere, 38 Fiuggi e Pineto, 36 Vastese e Portolascoli. Di queste due squadre una è fuori la zona playoff, poi deciderebbe la classifica avulsa, ma ci sono anche Tolentino e Notaresco a 35, Chieti a 34. Ma mi spingo oltre, anche Vasto Girardi e San Benedettese a questo punto potrebbero dire la loro, peraltro il Trentino oggi non ha giocato, quindi anche una partita in meno. Insomma, sarà un bel rebus, ecco perché gli scontri diretti possono fare la differenza. E Stefano, domenica, come dicevi tu, il Pineto ospita il Fiuggi, è una gara ovviamente da non steccare. Assolutamente no, non può sbagliare. Se contro l'Arri Canatese il Pineto non aveva fatto la sua miglior partita da quando era tornato sulla panchina Daniele Amauro, quella col Fiuggi è una gara da non fallire, proprio per come, perché quello che dicevamo prima, per poi giocarsi quello che è stato anche il campionato dell'anno scorso, no? Quando il Pineto ai playoff ha fatto benissimo, quest'anno si può ripetere, ma deve fare altrettanto nella sfida di domenica contro il Fiuggi. Ricordo che all'andata non fu una partita fortunata per il Pineto, però adesso è tutt'altra cosa, non è più il Fiuggi dell'andata, è un altro Pineto, e quindi le cose si possono ribaltare tranquillamente. Sembra davvero un'altra stagione se guardiamo Fiuggi Pineto dell'andata, sì. E quella che sarà la gara di ritorno. A proposito di zona playoff, il Chieti ha frenato dopo il pareggio col Vasto Girardi, oggi la sconfitta anche pesante nelle dimensioni a Castelfidardo, sorprende più la pesantezza del risultato quanto il fatto che insomma ci potesse stare anche una battuta d'arresto dopo una bella serie. Ci vediamo il servizio di Castelfidardo Chieti e le interviste, e poi anche il servizio di Ania Cantagalli sul ritorno alla vittoria del Castelnuovo, vittoria preziosissima sul Matese per 3-1, anche qui poi le interviste a seguire. Mini treno. Il più bel Castelfidardo della stagione ne fa 3 ad un Chieti che è sembrato la brutta copia di quella stessa formazione che era riuscita nell'incredibile rimonta di lasciare i bassi fondi della classifica per sognare un posto nei playoff. Fidardensi chirurgici nel saper sfruttare le ripartenze nel momento in cui i teatini, seguiti da un buon numero di tifosi, erano proiettati in avanti alla ricerca di un gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Eppure il primo quarto d'ora aveva dato l'impressione che gli abruzzesi potessero avere vita facile, collezionando un paio di situazioni interessanti, prima con Ventola che si guadagna un corner e poi con Marini che sparacchia alto. La doccia fredda per i neroverdi arriva però al minuto 16, Fayet al rientro dopo aver scontato la giornata di squalifica lancia uno spiovente per Cardinali che, accerchiato da 3 difensori, riesce a controllare e a spedire il pallone in fondo al sacco. Da questo momento in poi la formazione ospite, allenata da mister Lucarelli, sparisce dal campo e letteralmente in balia dell'avversario, ordinato in difesa ma anche a centrocampo, dove i ragazzi di Mangiapane sono sempre arrivati primi sulle palle vaganti. Lì davanti Fabrizi ha ricevuto pochissimi palloni e la sua prestazione, al pari di tutta la squadra, è stata sottotono. Nei secondi 45 minuti ci si sarebbe aspettati uno scossone nelle fila degli abruzzesi e invece, dopo appena 5 minuti, arriva il 2-0 firmato da Cusimano al termine della più classica delle azioni di contropiede. Il Chieti la potrebbe riaprire al 23esimo con El Wansni, entrato poco prima al posto di Fabrizi. Da posizione invitante l'attaccante nero-verde spara alto. Sarà l'unica vera situazione di pericolo a cui sono andati incontro i marchigiani per tutto il secondo tempo. La partita va in ghiacciaia a 10 minuti dalla fine, anche in questo caso su azione di ripartenza. Camara serve il capitano Bracciatelli, che vede l'inserimento di Braconi che infila l'incolpevole Forti. 3 punti d'oro nella corsa salvezza per il Castelfidardo, che accorcia in classifica ma resta sempre in zona playout. Per il Chieti una sconfitta amara che ridimensiona i sogni playoff, che però sono lì ad appena 2 lunghezze.
Oggi penso che al di là della partita negativa che abbia potuto fare il Chieti, penso che se il Chieti abbia giocato male forse è il merito dei miei giocatori. Mister, grande disciplina tattica nel pacchetto arretrato, a centrocampo avete sbarrato le fonti di gioco per Fabrizi, l'avevate preparata così? Sì, sappiamo che il Chieti ha delle individualità importanti, è normale che io ho chiesto ai ragazzi domenica scorsa quanto avevano dato, mi hanno detto mister noi abbiamo dato il 100%, bene, vuol dire che non basta, bisogna dare qualcosa in più e oggi penso che hanno dato qualcosa in più sotto tutti i punti di vista, quindi faccio i complimenti a loro ma con il cuore lo dico, questi ragazzi meritavano e meritano sicuramente un successo del genere. Mi auguro che questo risultato possa portare stimoli e consapevolezza della forza che questa squadra ha, come ripeto, è una squadra giovane che ha fatto 23 punti e che poi ha avuto un momento di blackout, spero e mi auguro che oggi con la vittoria di oggi possa riprendere una strada con la consapevolezza e la sicurezza delle qualità che, hanno questi ragazzi, l'ho detto e lo ripeto, non l'ho detto anche quando nelle settimane scorse, io non cambierei un mio giocatore con nessuna delle altre squadre, consapevole che le altre squadre hanno delle rose importanti, ma anche la mia lo è. Il merito al Castelfidardo che ha fatto un'ottima gara, noi non siamo stati all'altezza della situazione oggi, direi che la prestazione più negativa della stagione, oggi non possiamo salvare nulla assolutamente, sia l'atteggiamento di tutti che la gestione della gara, per cui niente, facciamo mea culpa, riconosciamo che oggi il Castelfidardo ci è stato superiore e noi dobbiamo veramente rimetterci in corsa, capire bene, analizzare bene gli errori di oggi da parte di tutti, sia della squadra che dello staff tecnico, e ripartire ancora più decisi di prima. Direttore, questa è comunque una squadra che ha fatto registrare una bella rimonta, un certo periodo ha agganciato anche la zona playoff che comunque resta lì a portata di mano. Avete pagato un po' anche la fatica, lo scotto atletico? Ma non direi, guarda, anche perché sì è vero che abbiamo fatto un bel filotto di risultati, ma questo non giustifica la prestazione di oggi assolutamente, per cui noi dobbiamo essere realistici, guardare in faccia la realtà e ammettere che oggi veramente abbiamo fatto una prestazione veramente molto molto negativa. Il Castelnuovo mette le mani su tre punti fondamentali in ottica classifica. I neroverdi al comunale battono il Matese 3-1, interrompendo la striscia utile di 6 risultati utili consecutivi per i campani. Di Fabio, alle prese con varie assenze per infortuni e la squalifica di Bubalo, mette Colì nel ruolo di centravanti, assistito da De Giglio, Sparvoli e Foglia. Nel Matese imbattuto nel 2022, l'avanti è Galesio, con Tribelli e Calemme ai lati. Il Castelnuovo si fa preferire nel primo tempo rispetto ad un Matese più in difficoltà. Al quinto che Bacolì non riesce a trasformare in rete un pallone arrivato dalla destra, con la difesa campana che sbroglia una situazione complicata. E lo stesso fa al 21esimo, quando Ludovici entra in area ma trova la respinta della retroguardia ospite. I neroverdi premono, De Giglio si sposta sulla corsia sinistra e dal 34esimo fa partire un cross che Colì di testa non riesce a girare verso lo specchio. Il Matese continua a farsi vedere poco dalle parti di Alonzi, così al 37esimo Alfieri decide di mettersi improprio, facendo partire un destro che si stampa sul palo. Gli sforzi neroverdi vengono premiati prima di rientrare negli spogliatoi. Sparvoli entra in area dalla destra, mette in mezzo un pallone che questa volta che Bacolì trascina di forza oltre la linea di porta per il vantaggio del Castelnuovo. La ripresa inizia ancora con un'occasione neroverde, quando De Giglio chiama al tiro Alfieri, che trova però del giudice pronto alla respinta. I campani sono poco incisivi e allora va in campo anche Napoletano per dare una mano in avanti a Galesio. Il tiro al decimo debole di Tribelli è il primo intervento per Alonzi. Romagnini in panchina al posto di Corrado Urbano manda in campo anche l'Angelotti. Il Matese alza la pressione e prima della mezz'ora trova il pareggio. Ricamato più o meno dai 30 metri fa partire una traiettoria arcuata che beffa Alonzi e riporta il Matese in parità. Un pareggio che dura però solo 2 minuti, perché al 31esimo dagli sviluppi di un angolo che Baccolì salta più in alto di tutti e sigla doppietta e 2-1 per il Castelnuovo che torna così avanti. Il Matese si fa pericoloso con Calemme che spara fuori al termine di un'azione insistita. A mandare i titoli di coda e a dare punti fondamentali in ottica classifica al Castelnuovo è De Giglio, che al 44esimo scarta avversario il portiere e con un diagonale firma il definitivo 3-1 per i neroverdi.
Mister, una vittoria importantissima in ottica classifica. Sì, non solo in ottica classifica, ma anche soprattutto moralmente, perché questi ragazzi avevano bisogno di una vittoria, perché come vi avevo detto precedentemente le prestazioni le hanno sempre fatte, però o per un motivo o per un altro non siamo più riusciti a vincere. Questa sicuramente è una vittoria dove la squadra ha dimostrato di essere viva, ha dimostrato di credere ancora nella salvezza, e quindi questa è la strada giusta da seguire. Non dobbiamo mollare un centimetro, pensare partita per partita per fare il risultato e arrivare più in alto possibile. La Coppa Italia adesso è un fastidio o un impegno che comunque volete onorare fino alla fine? Noi mercoledì andiamo a fare la nostra partita, sicuramente non siamo tanti, quindi giocherà sicuramente chi ha giocato meno, perché ce n'abbiamo un'altra domenica da fare contro la prima in classifica, tra l'altro, quindi non sottovalutiamo niente, però sicuramente, per me l'ho sempre detto, non esistono titolari e riserve, però sicuramente chi ha giocato meno mercoledì farà la sua parte, perché questi ragazzi stanno tirando la carretta da un po' di tempo, quindi non potrò naturalmente sostituirli tutti, però qualcuno dovrà giocare ancora, però andiamo lì a fare la nostra partita tranquillamente e poi vedremo cosa succede. Sicuramente il primo tempo non abbiamo fatto la partita che volevamo fare, però rientriamo, andiamo da Stefano Recanati. Allora, per quanto riguarda il Chieti, sconfitta ineccepibile, insomma, lo ha riconosciuto anche il direttore sportivo Paciarella, che ha parlato dopo il match. Poco da dire, è stata una giornata sotto tutti i punti di vista, Stefano. Sì, contro quella che possiamo tranquillamente chiamare la bestia nera del Chieti, perché si è portato a casa 6 punti tra andata e ritorno. Chieti che ha la seconda sconfitta in trasferta in questa stagione, fin qui aveva fatto sempre bene fuori dall'Angelini, e quindi sì, Chieti ha fatto un bel filotto di risultati, ci può stare questo passo falso. Adesso però bisogna tornare subito a tornare a far punti, ma domenica non sarà facile, perché all'Angelini arriva. Beh, diciamo che c'è la partita ideale per ridare spirito, slancio e motivazioni al Chieti, no? Perché il derby con la Vastese ha implicazioni di classifica e poi è sentitissimo dalla tifoseria. Sì, è sentitissima, bisogna capire se ci saranno i tifosi ospiti, perché come all'andata ricorderete c'è stata la trasferta vietata ai tifosi neroverdi, chissà se sarà la stessa cosa a tifoserie invertite, ma comunque è la partita giusta per riprendere il cammino della squadra di Lucarelli. Chissà qualche sfida ci attende. Senti, invece il Castelnuovo, non è che l'assenza di Bubalo è stata corroborante, ora la metto come una battuta, però sì. Messo lì davanti Kebakolì fa 2 gol da centravanti, il primo molto merito Sparvoli, il secondo molto demerito della difesa, che su quell'angolo se lo sono praticamente dimenticato, però insomma 2 gol per questo ragazzo che cerca rilancio a Castelnuovo. Sì, adesso però la domanda è facile, no? Quella che potremmo fare a mister Di Fabio: finora perché ha giocato Bubalo? E potrebbero dirci benissimo perché Colì forse non stava bene, non lo sappiamo, però fin qui Bubalo non ha fatto benissimo e oggi è stata l'occasione per Colì di mettersi in mostra, e ha ripagato bene la fiducia con queste 2 gol. Chissà se il Castelnuovo ha trovato dopo tanto un attaccante che riesce a mettere il pallone finalmente in rete. Però sicuramente Guido Di Fabio si starà mangiando le mani, visto il pareggio con la Roma Calcio Casertano, contro la sconfitta Fano arrivata negli ultimi secondi, perché adesso arriva un trittico incredibile per il Castelnuovo, perché ci saranno Recanatese, Chieti, Trastevere, Notarese, Fiuggi e San Benedettese. Non è facile. Ben inteso, noi non l'abbiamo fatto vedere solo al TG, lo abbiamo fatto vedere il rigore dato all'Aurora Alto Casertano, un rigore anche quello imbarazzante, certo. Non andava dato e il Castelnuovo avrebbe vinto, però insomma il mister lì ha lasciato in panchina De Gidio il primo tempo, poi nel secondo è entrato, si è preso il rigore, probabilmente sarebbe stato meglio metterlo dall'inizio e cercare di
vincere subito quella partita sfruttando il giocatore migliore, perché De Giglio in quel contesto fa assolutamente la differenza, non trovi, Stefano? Sì, è l'uomo in più del Castelnuovo anche in questo momento di difficoltà, e soprattutto perché Lorenzo Emilia ha questo problema al ginocchio e non può più di tanto dare il suo apporto. De Giglio è quello che si sta, l'uomo simbolo del Castelnuovo, lo è stato in questi anni, lo è stato nella cavalcata dall'eccellenza alla Serie D, è quello che è il ragazzo che si sta tirando sulle spalle la squadra per provare a salvarla. Assolutamente, invece tiratina d'orecchio per Bubalo, che insomma con la sua espulsione a Fano ha compromesso una partita che intanto non andava persa, che Castelnuovo vinceva, che poi però ha perso anche a causa di quella inferiorità numerica proprio alla distanza. Allora, siamo in chiusura, vediamo il prossimo turno di Serie D. Domenica non ci sarà la C, perché si gioca di sabato, in particolare con il Pescara a Olbia e con il Teramo che ospiterà il Montevarchi. La domenica tutta dedicata alla Serie D, con queste partite: Alto Casertano Trastevere, Chieti Vastese, che partita, Matese Castelfidardo, Monte Giorgio Nereto, Notaresco Fano, Pineto Fiuggi, Recanatese Castelnuovo. Partita dunque molto molto difficile per la squadra di Fabio. San Benedettese Vasto Girardi, Torrentino Porto d'Ascoli. Chiaro che Notaresco deve ritrovare la vittoria contro il Fano, sconto diretto, ne abbiamo parlato, tra Pineto e Fiuggi, e poi il derby tra Chieti e Vastese, mentre il Nereto sarà atteso dalla trasferta contro un Monte Giorgio in discrete condizioni, anche se oggi è stato battuto dal Porto d'Ascoli. Grazie Stefano. Grazie a voi, ciao, buona serata a tutti. Grazie, io ringrazio tutti i colleghi che hanno lavorato sui campi, ma ringrazio anche Maurizio Daguì in regia, a Pescara Paolo Lenzetti e Loris Bennato, Gaetano Terio e Jacopo Forcella a Cesena, Agna Cantagalli a Castelnuovo, Stefano con Karim Finotti a Vasto, Roberta Di Santa e Claudio Di Giacomo a Nereto. Un grande lavoro di squadra per questa lunga maratona. Noi torniamo chiaramente con gli appuntamenti classici della nostra settimana: domani replay, dopodomani Proteramo, giovedì la prima stagionale di Velò, mercoledì chiaramente lo spazio della pallavolo con Sergio Zappalorto e Pallavolè, e chiaramente sabato prossimo l'Abruzzo del pallone live, che poi sarà replicato domenica per la Serie D. Grazie per l'attenzione, buona serata.